Entriamo nel cuore dello spogliatoio Granata con l'impressione, dopo questi primi giorni di allenamento, a parte uno degli uomini più carismatici, Italo Mattioli. Allora, Italo, come procede questa prima settimana di allenamento in casa Pomigliano? Ma stiamo lavorando benissimo, è un gruppo nuovo con tanti ragazzi, però dopo una settimana l'impressione è più che positiva, soprattutto dopo l'amichevole che abbiamo fatto giovedì con una rappresentativa dell'equipe. Oggi si dà il benvenuto, un ritorno a casa da Gerardo Alfano, che tanto bene ha fatto la scorsa stagione, un rinforzo in più al centrocampo. La rosa è bella ampia, in competitivo ci sarà necessariamente bisogno dell'aiuto di tutti, perché il campionato, lo ricordiamo, è lungo e competitivo. Ah, sicuramente Alfano è un giocatore importante, un giocatore che ha sempre fatto altre categorie, era già qui l'anno scorso, può solo che darci una mano nello spogliatoio e nel campo. Come è arrivato lui, penso che nei prossimi giorni arriverà anche qualcun altro d'esperienza. E dall'altro, la tua esperienza, che un curriculum di spessore, che gruppo sta nascendo? Perché si ha la sensazione, magari dal dietro le quinte, dalla sera, dallo stare insieme, che gruppo sta nascendo qui in casa Pomigliano? Ah, guarda, di solito, da come sento gli altri anni, gli spogliatoi a volte sono divisi tra over e under. Certo. Qui non esiste assolutamente, è un'unica famiglia dove l'under si sente importante, dove l'over fa sentire importante chiunque, dal magazziniere al più piccolo. Quindi diciamo che tra di noi c'è massima sintonia, è per questo che andiamo d'accordo tra di noi. Non esistono, ripeto, under, over, no, è un unico gruppo, un'unica famiglia. Esperti, vi siete messi a disposizione di questi ragazzi, sosteniamoli sempre anche quando arriveranno i momenti difficili, perché lì è il ragazzo che va sostenuto e poi dal momento, tra virgolette, difficile, che esca fuori il talento e tutti per un unico grande obiettivo finale. Ma sicuramente nei momenti difficili sarebbe troppo facile buttargli la croce addosso a qualcuno, ma è proprio lì che nei momenti difficili uno deve dargli una mano e fargli capire quanto è importante per il gruppo e per noi giocatori. Quindi assolutamente no, spero che non arriveranno momenti difficili, ma se arriveranno sapremo affrontarli. Tante tappe in carriera, piazze importanti per te, Pomigliano cosa può rappresentare? Ma Pomigliano rappresenta oggi per me il presente e il futuro. In che senso? È un progetto importante dove il presidente col direttore e con l'allenatore stanno costruendo un percorso di 3 anni dove comunque stanno spendendo molto per le strutture e soprattutto per i giovani. Quindi diciamo che in queste categorie un calcio così lo fanno, se non nessuno, pochissime squadre, quindi è normale che quando trovi persone, dei progetti così belli, ti viene la voglia di continuare ancora a fare quello che uno ha sempre fatto. Grazie, in bocca al lupo alle prossime tappe targate Pomigliano, ti vediamo bello coinvolto, motivato a far bene, perché la Serie D affrontata col piglio giusto sin dal primo giorno, è innegabile che poi possa dare delle meritate soddisfazioni. Ma sicuramente è normale, se come tutti gli impegni vanno affrontati nel miglior modo possibile, quindi cercheremo di affrontare anche quest'anno nel miglior modo possibile il campionato. Bocca al lupo. Crepi, grazie.